Buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo qui in Zoom, ma anche in diretta su Facebook, sulle pagine del meeting di Rimini e del MEI, il meeting degli indipendenti, per raccontarvi una contest, il Meeting Music Contest, il coraggio di dire io, che comincerà nelle prossime settimane e proseguirà con la serata finale che si terrà al meeting di Rimini, il 25 di agosto nella Fiera di Rimini. Sono con noi Giordano San Giorgi, che è ideatore e direttore del MEI, con Otello Cenci, che invece è responsabile degli spettacoli, del Dipartimento Spettacoli del meeting. Sempre del meeting c'è con noi anche il direttore Emanuele Forlani. In più abbiamo tre ospiti molto graditi che sono Erika Mu, cantautrice, finalista di Sanremo Giovani e ora anche scrittrice, perché ha appena pubblicato da qualche mese un romanzo con Fandango, Nel mare c'è la sete. Lorenzo Baglioni, molto noto, cantante, autore, presentatore, attore e già professore di matematica, importante anche questo. E Naip, che è cantante polistrumentista, finalista di X Factor e, a detta di molti, la grande sorpresa dell'ultima edizione di X Factor Italia. Adesso, per ragioni contingenti, diamo la parola subito a Lorenzo Baglioni, ma prima ce lo introduce Giordano San Giorgi. Lorenzo ha qualche problema di energia elettrica in casa e quindi, se lo vogliamo sentire, è meglio che ce lo colleghiamo subito con lui. Prego, Giordano, introducilo tu. Bene, grazie Eugenio. Allora, siamo qui tutti, vi ringraziamo per essere a questa presentazione che, come diceva Erika Mu prima, ma pensavamo un po' tutti, è importante perché dà un segnale di speranza verso il futuro. Qui annunciamo delle date dal vivo, un contest che porterà degli artisti emergenti dal vivo con questo parterre di ospiti giovane, innovativo, al passo coi tempi, ma anche al top nei gusti della musica di oggi, e che insieme segnala in qualche modo una ripartenza. Questo lo facciamo anche insieme a molti partner che dopo segnalerò, ma insieme a tre artisti di grande rilievo e due manifestazioni: il meeting dell'amicizia fra i popoli a Rimini e il MEI di Faenza, che sarà il 1 e 3 ottobre, che sono due grandi realtà del nostro territorio. Il tema è il coraggio di dire io, il tema che noi abbiamo preso dallo stesso titolo del meeting di quest'anno e che quindi vuole invitare gli artisti a declinare la parola io nelle diverse forme in cui si può formulare oggi, ovviamente magari coniugandola con il contesto nel quale stiamo vivendo oggi, e quindi per capire e interpretare anche l'attualità, così come un tempo la parola io l'ho coniugata nei più diversi modi, dalla coppia nelle canzoni d'amore ai rapporti nel mondo trap, dove è molto presente l'io, spesso ego e narciso, e tante altre formule ancora. Su questo io chiederei a Lorenzo, prima di lasciarci con l'energia elettrica, proprio a lui come interpreta questo titolo, come lo interpreterebbe, cosa gli piacerebbe sentire, insomma. Grazie Lorenzo, grazie a Naip e Erika Mu, che chiederemo poi dopo. Intanto grazie a tutti voi, grazie Giordano, grazie di avermi invitato. È per me molto bello poter essere insieme a voi in un contest musicale. Quanti contest, quando ancora non avevo tutti i capelli bianchi, ho fatto e quanto sono importanti per noi che poi cerchiamo ogni giorno di fare musica e di farla al meglio. Quindi grazie di questa opportunità che date a me e che date a tutti i giovani artisti emergenti che si esibiranno. Il coraggio di essere io è un tema, intanto è bellissimo, quindi probabilmente dirò delle banalità, ma le voglio dire lo stesso perché il tema mi piace. Mi piace pensare al coraggio di metterci la faccia, il coraggio di essere io, nel senso il coraggio di buttarsi quando si sale su un palco a portare canzoni scritte da io, ecco, esatto, dal proprio io. Quindi intanto questo mi sembra una cosa importante perché so quanto sia difficile comunque esporsi quando
si mette in campo la propria intimità e quindi tramite il processo di scrittura creativa. Quindi questo mi sembra già una bella declinazione. Forse un'altra che mi viene in mente è quella di il coraggio di essere io, nel senso di essere se stessi. Quanto è importante quando si fa musica di cercare di avere una propria identità, quando un po' a tutti noi, soprattutto quando si comincia, viene, che è anche una cosa che comunque fa parte del gioco e fa parte del processo di crescita, imitare un po' cose che si vedono a giro. Però ecco, il coraggio di essere io è anche il coraggio di far vedere quello che io ho da mostrare e far ascoltare a tutti quello che abbiamo da raccontare. Io Beh. Ovviamente continuo a seguirvi finché posso, poi a un certo punto se svanisco non è che qualcuno mi ha annoiato, ma soltanto che mi muore il cellulare perché ci hanno staccato la corrente. Bene, a tutti. Bene. Grazie, penso. Intanto abbiamo il tuo portavoce Massimo Zoli che è lì che segue, quindi grazie, ridò la parola a Eugenio dopo due bei concetti ai quali tengo particolarmente, sì. Metterci la faccia, avere il coraggio e l'identità, sono due temi veramente importanti, grazie Lorenzo. Condivido Giordano, grazie Lorenzo, abbiamo cominciato veramente col piede giusto, direi, questa conferenza stampa e penso per quanti ragazzi il primo modo di dire io è proprio prendere una chitarra in mano, prendere un microfono, salire su un palco, è veramente un modo in cui si può dire chi si è, chi è il proprio essere se stessi, che magari non riuscirebbe in altre forme. E adesso partiamo allora con la presentazione vera e propria del contest e diamo la parola a Otello Cenci, che è responsabile degli spettacoli del meeting. Prego Otello. Sì, io svolgo un po' quello che è il tema che è stato già avviato così bene da Giordano e da Lorenzo, perché il meeting nasce proprio col desiderio di mettere a confronto persone impegnate su diversi ambiti, quindi dalla cultura all'arte e all'impresa addirittura. In questo caso qui, quindi da 40 anni fa questo, è un'occasione di incontro e di confronto. E non si è sottratto da questo compito il meeting neanche lo scorso anno, con una situazione ovviamente difficilissima, studiando quello che era un meeting blended, cioè misto, in presenza e in digitale. Il primo elemento con cui nasce l'intento di questo contest è l'opportunità di dialogo e confronto che è proprio del meeting, storicamente proprio del meeting. In questo momento storico ancora più importante, importantissimo per i giovani, per misurare le loro passioni e le loro capacità con un parterre di tecnici e di esperti anche. E questo confronto è così essenziale, così bello, e così bello che il meeting lo possa offrire, proprio perché questo coraggio di dire io nasce la scoperta del proprio io in un confronto con gli altri. E in questo momento dove è così complicato incontrarsi e confrontarsi con gli altri, per un giovane che ha una passione, misurare la propria passione e capirne la potenza, le dimensioni, le condizioni, avviene in un confronto con altre persone e con altri esperti. Quindi il contest nasce con questo intento che è proprio del meeting, storicamente, in particolare quest'anno con questo titolo del meeting. Spero che qualcosa sia arrivato. Sì, sì, l'ultima parte l'abbiamo capita benissimo. Vuoi dirci anche in 30 secondi gli aspetti tecnici del contest? Cioè quando... Certo. Sì, prego. Questo è ferratissimo, Giordano, ma abbiamo steso poi insieme il regolamento. Gli aspetti tecnici sono quelli di una selezione di giovanissimi che si misurino con il tema del meeting. Arriveremo ad una selezione fatta per la settimana del meeting che sarà dal 18, sì, dal 20, le, scusate, esatto. Le dal iscrizioni 20. Scadono il 9 giugno da partire. Bravissimo. Da oggi con un video, poi ci faremo una selezione fra organizzatori e poi ci saranno le fasi semifinali 20-21 agosto, Otello, giusto? E la finale il 25 agosto con il la partecipazione vuole essere, degli ospiti. Il esatto. Meeting vuole essere l'opportunità appunto di esibizione per i semifinalisti e i finalisti. Tra l'altro in un programma che adesso non sveliamo, ma si preannuncia molto ricco anche di grandi maestri durante il meeting. Bene. Dove il tema del talento verrà messo a tema.
Tra l'altro, ecco, i colleghi giornalisti dopo troveranno tutte queste cose nel comunicato stampa. Se non l'avete ricevuto direttamente, potete mandarvi la vostra email a press@meetingrimini.org. Ripeto, press@meetingrimini.org. E lascio la parola al nostro direttore del meeting, Emanuele Forlani. Grazie, grazie Eugenio, Otello e Giordano e ai nostri ospiti che ringrazio particolarmente, quindi Lorenzo, Erika e Naif che hanno in qualche modo accolto l'invito che gli abbiamo fatto. Due parole per dire appunto quello che già veniva accennato da Giordano all'inizio e che diciamo in anticamera di questa riunione Erika aveva sottolineato. Stiamo buttando il cuore oltre l'ostacolo, stiamo lavorando per fare un meeting in presenza e quindi la 42esima edizione del meeting di Rimini, a Dio piacendo, si farà in fiera a Rimini, quindi tornando ai padiglioni fieristici che sono stati la location tradizionale del meeting dal 20 al 25 di agosto. Quindi avremo l'occasione di tornare ad incontrarci fisicamente, di vederci non solo a mezzo busto, come siamo ormai abituati a fare da più di un anno, e questo lo abbiamo voluto fare proprio in qualche modo declinando o essendo i primi a voler declinare il titolo che abbiamo scelto al meeting di quest'anno e che è anche il titolo di questo contest. Quando parliamo del coraggio di dire io, in qualche modo evochiamo almeno tre aspetti che in parte sono già emersi fino ad ora. Un primo aspetto che è proprio quello della responsabilità, cioè la responsabilità che ha ciascuno di poter giocare i talenti e di poter giocare anche la possibilità di esprimersi, no? E quindi la libertà che viene fuori da un titolo come questo è una libertà che in particolar modo in un ambito espressivo come quello di oggi è decisiva. Il secondo elemento è proprio quello del dialogo, lo accennava Otello, perché il meeting nasce come occasione, si chiama meeting, di incontro e di dialogo, quindi anche con esperienze diverse da quelle da cui si parte per fare il meeting, proprio come occasione effettivamente di incontro e di crescita. Il terzo elemento è quello della creatività. Se uno ha il coraggio di dire io, dentro una responsabilità e un dialogo, ha anche la possibilità di essere creativo. Sono tre aspetti che riguardano tutto il meeting, ma che penso siano ancora più attinenti all'iniziativa che presentiamo oggi, perché rientrano proprio dentro la dinamica espressiva che anche a me personalmente ha sempre affascinato, non solo personalmente, ma anche da padri di tre figli adolescenti che si cimentano anche loro con una creatività artistica, anche se non parteciperanno al concorso, perché probabilmente non arrivano a quel punto. Ma ecco, battute a parte, quello che oggi presentiamo è davvero un primo tentativo di fare, come dire, di declinare questo titolo del meeting in un meeting che sarà in presenza. Io ringrazio nuovamente May per aver accolto come dire, la sfida, anzi di averla portata e di portarla assieme a noi. Siamo timidamente, ma siamo fiduciosi, siamo positivi che si possa andare in questa direzione. Quindi l'appello accorato è che ciascuno possa davvero buttarsi in questa esperienza, che vorremmo vivere assieme. L'ultimissimo accenno è che per poter parlare di coraggio di dire io è necessario farlo, come dire, in maniera non astratta, ma partendo da testimoni, partendo da esperienze. Qui diventa ancora più prezioso appunto la disponibilità e il coinvolgimento dei tre amici che sono qua oggi e di tutti quelli che si coinvolgeranno, perché solo attraverso l'esempio e la testimonianza che si può dare corpo anche a un titolo come questo. Mi fermerei qui ringraziando nuovamente tutti. Grazie a te Emanuele per questo contributo che ci fa entrare anche nel tema del meeting di quest'anno e del contest. E allora ripasso volentieri la parola a Giordano. Questo, sottolineo volentieri che questa è la prima occasione che abbiamo, nonostante ci conosciamo da tanto tempo, di collaborare direttamente con il MEI, insomma, che è una rassegna di grande rilievo, di grande spessore, che ha lanciato, tanto per fare un nome, i vincitori dell'ultimo Sanremo sono passati sicuramente da, come dire, sui palchi. Anche perché l'hanno dichiarato proprio loro. Ecco. È stata questa la grande sorpresa che, faccio una battuta, vedere che un artista che vince Sanremo e quindi nel pieno dell'enfasi in cui saremo tutti, dopo poche ore,
fa un po' sui social, dove mette che viaggio incredibile con la prima foto, quando i Maneskin, dei quali parliamo, erano al Made di Faenza, tra i milioni di foto che nel frattempo hanno fatto, e partire da lì ci ha particolarmente commosso, perché evidentemente significa che il May gli è rimasto nel cuore. Prima di darti scusa la parola, abbiamo Otello che ci saluta perché è coinvolto in una produzione cinematografica. Esatto, molto bella, su Padre Marella, tra l'altro, quindi una figura è un ulteriore importante. un ulteriore programma per il prossimo meeting, quindi esatto. Vado per preparare anche questa. Grazie, buon lavoro, Otello. E grazie a tutti dell'attenzione, veramente. Grazie Otello. Prego Giordano. Tra l'altro Padre Marella veniva omaggiato da Freak Anthony, da un gruppo ogni anno con un festival a Bologna. E quindi dicevo, come vogliamo resti nel cuore questo contest che facciamo oggi, che è partito dal titolo del meeting, come si diceva, quindi il messaggio del filosofo Kierkegaard, bisogna avere di nuovo il coraggio di dire io, e anche dal brano La parola io di Giorgio Gaber, che è un cantautore a quali credo gran parte di noi in qualche modo fanno riferimento. Abbiamo poi dato un'occhiata, no, ai temi che si sviluppano nella canzone italiana, e il tema io, come dicevamo anche prima della conferenza, quando ci siamo parlati fra di noi, è molto presente nei brani pop anche di recente successo, mentre un tempo ad esempio c'erano, ma collegati sempre all'amata, all'amore, oppure alla coppia, oppure a temi comunque in cui si vedeva sempre l'io che si protendeva verso la realizzazione con la coppia. L'io è diventato più individualista, c'è un io nella trap che esplode in modo prepotente in una vita quotidiana anche spesso di violenza, come c'è un io quotidiano, parlo dell'ambito hip hop, che magari parla più delle cose piccole quotidiane della propria vita. Noi vorremmo lanciare questa proposta, e Lorenzo l'ha anticipato, è un po' quello che pensiamo anche noi, di attenderci dei brani inediti che ci raccontino l'io legato al contesto più ampio che stiamo vivendo, legato all'epoca, al periodo. Noi ad esempio abbiamo già fatto un'iniziativa con dei videoclip l'anno scorso e abbiamo avuto una lettura di quel periodo, e quindi ci aspettiamo proprio che ci si racconti, come ognuno intende secondo gli stili musicali che meglio interpreta, dato che ha aperto tutti gli stili, come vive insomma l'io, la situazione odierna e attuale. Ci sono molti partner, ci sono dei premi, ne parleremo dopo. Prima io chiederei agli ospiti che suoneranno poi il 25 agosto, condurranno con Lorenzo Baglioni, saranno in giuria, che gentilmente sono qui con noi, di darci una loro interpretazione di questo titolo, e anche di raccontarci un po' come stanno vivendo la fase attuale del settore musicale, visto che, come abbiamo detto, questo è un importante segnale di ripartenza, di diciamo luce in fondo al tunnel, senza che in fondo al tunnel ci sia niente, ma solo dei binari che ci portano verso una meta felice. Prego Erika. Buongiorno a tutti. Per aggiungere qualcosa rispetto alle cose che sono state dette e che condivido pienamente, quando ho cominciato a scrivere le canzoni io ho sempre pensato che in fondo ad alcune persone vicine a me piacessero, perché riuscivano a capire delle cose di me che io non dicevo nella vita quotidiana, quindi sono sempre state una sorta di diario. Però la cosa magica che succede nel dire io all'interno di una creazione artistica, e quindi sarà molto interessante ascoltare anche le canzoni dei ragazzi, è che nel momento in cui tu dici io in una canzone e la lasci andare nell'aria, smetti di essere soltanto tu, e in quell'io cominciano a riconoscersi, se sei fortunato, altre persone, e quindi quell'io poi diventa sempre un noi. Sempre. E questa è una cosa che secondo me in quest'epoca di anche un po' di ossessione dell'io corporale, fisico, è interessante vedere come questo pronome in una canzone diventi poi
una metafora per la vita di tante altre persone e per tanti altri io che vi si possono riconoscere. E credo che sia proprio anche lo spirito del fatto di tornare a fare manifestazioni dal vivo, concerti dal vivo, come dicevo prima, avere nel nostro calendario un promemoria segnato sul 25 di agosto in questo momento della nostra vita artistica è molto importante. Noi siamo abituati, ecco, noi artisti siamo abituati a non sapere mai che cosa succede il giorno dopo, no? Fa anche parte della, questa imprevedibilità fa anche parte della nostra scelta di vita. Però a un certo punto anche noi abbiamo bisogno di avere un obiettivo concreto, un obiettivo di incontro a breve termine. Quindi grazie a voi per aver avuto il coraggio di dire io ci sono il 25 agosto, organizzo qualcosa e noi saremo lì con voi. Bene, grazie Erika veramente per la tua sensibilità e la tua attenzione, è un piacere averti con noi come in tante altre occasioni a noi vicine. E ora darei la parola a una delle rivelazioni musicali dell'anno, diciamolo, perché non, esatto, lo so che è una cosa che carica, diciamolo. Però è così, è come Erika è stata la grande rivelazione quando è apparsa sulle scene poco tempo fa, Night sicuramente una delle rivelazioni dell'anno. Quindi non rifaccio la stessa domanda perché hai inteso e do te la parola per integrare un tuo pensiero, ringraziandoti ovviamente per essere qui con noi oggi e condividere questo momento anche di ripartenza. Beh, intanto grazie a tutti, ci tengo a dire che nonostante io sia mezzo busto mi sono messo i pantaloni e mi sono proprio vestito, perché secondo me una delle chiavi della... come dire, nel superare psicologicamente queste fasi, ricordo nel primo lockdown io ogni mattina mi vestivo elegante perché era una cosa che comunque facevo, e quindi fare, in questo caso passo velocemente dal comico al serio, fare penso che sia la medicina giusta per andare avanti anche se si è in questo stato di apnea da tanto tempo, quindi avere un obiettivo da focalizzare, come può essere nel corso di una giornata fare qualcosa, ad esempio in questo caso avere il 25 agosto con qualcosa scritto sul calendario. Quindi intanto grazie a tutti per l'invito e saluto tutti quelli che sono in collegamento. Il tema è molto importante. Io è sempre stato un casino dai tempi di Pirandello fino ad oggi, fino a sempre. Mi piace il coraggio di dire io, perché secondo me il titolo di come si vive il tema io oggi è la fretta di dire io. Un ragazzino oggi già a 12 anni deve gestire il proprio io esterno, avendo molte volte già un profilo social, quindi ancora prima di capire cos'è dentro deve già gestire cos'è fuori, e crea un casino. Cioè io sono incasinato di mio col mio io nonostante non abbia vissuto questo. Immagino il ragazzo comunque, chi oggi è adolescente e vuole esprimersi, vuole capire chi è e quindi mostrarlo. Per quel che riguarda la mia esperienza, io sono passato da tantissimi contest, sia soprattutto con la band che avevo, sono passato anche dal May, quindi dopo i Maneskin anche Nike dice questa cosa. Sono stato a Faenza con la mia band che si chiamava Dissidio, abbiamo fatto tantissimi contest in cui sono stati fatti tanti passaggi, perché poi il contest appunto è l'incontro in cui tu ti misuri con qualcun altro, impari, ricevi, doni, e questo ti fa capire quanto questo sia uno step in cui stai capendo questo io che cos'è. Oggi un ulteriore step in cui magari io personalmente ho un po' più di colori per poter capire chi sono io, e quindi nell'esprimermi sono un po' più, ho una voce un po' più forte, però è un altro passaggio. I contest, che poi molte volte significano gavetta, sono quell'antidoto alla fretta di dire io, cioè è proprio una ricerca, è uno stimolare la ricerca, quindi arrivare al coraggio di dirlo però dopo la ricerca e non con fretta come molte volte capita oggi. Sono abbastanza filosofico per essere mattina.
Però grazie davvero, grazie a te e anche a Erika, due contributi veramente che ci portano anche dentro il titolo, lo spirito del meeting di quest'anno, quindi cominciamo, continuiamo veramente bene, direi, con questo approfondimento del tema. Giordano, prego, a te la parola allora. Grazie Eugenio, ringrazio Erika e Naif, tra l'altro anche per aver ricordato che anche lui con una band è passato al MEI, come dico nelle battute, ogni volta che si riuniscono più di 10 persone, uno è stato al MEI in qualche modo, questo più o meno è quello che succede nelle riunioni con Erika, ovviamente c'è stata. Allora, come dicevamo, per andare sulla parte tecnica e alle conclusioni, il Conte si apre oggi, verrà lanciato il comunicato con il regolamento, scade il 9 giugno, è sufficiente mandare un video anche casalingo o un WeTransfer con il proprio testo inedito. E i premi in palio sono vari, abbiamo qui i testimonial dei premi che ringrazio e con i quali poi faremo una conferenza stampa ulteriore fra un po', quando avremo i primi aderenti, e quindi ragioneremo un po' sul tema e sulle adesioni. In particolare ricordiamo che la finale si terrà il 25 agosto a Rimini, chi vince suonerà al MEI dal 1 al 3 ottobre, ci sarà una registrazione del singolo grazie al supporto dello studio Sonos di Mafucci Music, che è qui con noi, Canio Rosario Mafucci, che ringrazio, una stampa del CD a cura di AMG Disc, e c'è qui con noi Paolo Ceppi, che ringrazio, che è, come dire, uno dei più noti stampatori di CD italiani, la distribuzione digitale a cura di Giuseppe Marasco, che segue il circuito indipendente di MEI Digital, che è qui con noi e che è anche responsabile di It Folk e Calabria Sona, e che quindi segue diverse attività in campo musicale. C'è una chitarra Tanglewood di un discreto valore, offerta dal grande Claudio Formisano della CAFIM. CAFIM è il coordinamento dei distributori di strumenti musicali europei, ai quali Claudio Formisano è uno dei rappresentanti per l'Italia all'interno del board europeo. Ci sono delle audizioni che l'artista vincitore e i finalisti potranno fare con alcune etichette indipendenti che abbiamo segnalato, Piccicca, Mafucci e altri. C'è un premio speciale a tutti i partecipanti della Grande Onda, che è l'etichetta del rapper Piotta, che ha fatto recentemente la colonna sonora di Suburra e che selezionerà fra tutti i partecipanti un brano urban al di fuori del contest. Quindi un premio speciale sul genere hip hop, rhythm and blues, rap e trap. In più, premio importantissimo, quello di Fabio Gallo dell'Altoparlante, che è qui con noi, che ci supporta nella promozione musicale del contest e quindi che ha un ruolo indispensabile per fare arrivare ai giovani la notizia della partecipazione a questo contest, che seguirà il vincitore con l'ufficio stampa e promo radio fino a fine anno, dopo la vittoria del contest, passando dal MEI e fino alla fine dell'anno, e quindi lo ringraziamo. Io se direi che a questo punto possiamo dare appuntamento a un prossimo step, magari approfondendo anche i temi con i partner che sono qui, magari faremo proprio una session dedicata alla musica oggi e quindi ai vari punti di vista che avranno i vari che sono partner, perché stiamo collegando in questo caso proprio una piccola filiera delle imprese della musica dal vivo, che vanno dalla produzione allo strumento musicale. Magari si aggiungerà qualche altro premio e quindi io a questo punto do la parola a Eugenio se ci sono delle domande. Sì, sì, certo. Lasciamo... Ringraziando nuovamente i partner che sono qui con noi per il supporto, certo, che ci hanno dato. Grazie anche da parte nostra, i partner, i premi sono direi particolarmente invitanti anche per dei giovani musicisti, e ora lasciamo la parola ai colleghi giornalisti se vogliono fare delle domande. Posso parlare? Prego, prego, prego. Sono Francesco Anelli, che rappresento MG Radio. Prego. Una radio che sta già collaborando con l'Autoparlante
per dare spazio agli artisti emergenti. Noi abbiamo già uno spazio che dedica completamente la musica degli artisti emergenti. Vorrei sapere come possiamo ulteriormente dare una collaborazione a questo contest del 25 agosto. Bene, ti ringraziamo della proposta. E della disponibilità. Esatto, credo che ci penseremo, perché il ruolo delle radio sarà importante, soprattutto delle radio che come la tua danno spazio agli emergenti, che non trovano spazio nei grandi network. Come noto, abbiamo fatto un'indagine, circa l'80% della musica prodotta non passa nei grandi network. Quindi pensate alla grande perdita culturale che abbiamo nel rapporto col grande pubblico. E quindi sicuramente agevoleremo una collaborazione con i network radiofonici come il tuo, e ti faremo sapere. Ok, ma ricordo ancora una volta che noi stiamo già collaborando con l'autoparlante. Molto bene. Abbiamo già fatto molte interviste ad alcuni artisti emergenti con un buon riscontro. Bene. E quindi vorremmo ulteriormente dare una mano agli artisti emergenti. Grazie mille. Grazie a voi. Lo faremo senz'altro. Grazie a voi. Naturalmente noi daremo informazione ai giornalisti anche sulle modalità con cui l'evento finale del contest verrà ripreso dai nostri social e dai nostri canali di comunicazione generali, quindi sicuramente sarà prevista una diretta su YouTube, su Facebook e quindi anche le radio poi avranno anche la possibilità di riprenderla anche direttamente e di rilanciarla. Seguisco, certo. Grazie. Bene. Capito. Fabio, prego. Deve accendere l'audio. Prego. L'audio, Fabio. Ecco. Voilà, eccomi. No, dicevo, se posso aggiungere una cosa, giusto per l'ausilio, innanzitutto saluto tutti, cosa che non ho ancora fatto. Sarà prodotto uno spot audio che sarà distribuito a tutte le radio italiane per cominciare a far sviluppare il contest, a spiegarlo un minimo, perché si sa uno spot non può essere lungo, e per richiedere le iscrizioni. Quindi, insomma, una volta che ve l'avremo fornito, più saranno i passaggi di questo spot e più avremo modo e più avrete modo di aiutarci in questa maniera, ecco. Certo, importante, grazie mille. Grazie Fabio, ricordo ovviamente che nella giuria, oltre ai presenti, avremo anche Federico Mecossi, Max Monti, che sono due figure importanti della musica riminese, e poi ovviamente inviteremo in giuria i partner, e quindi segnatevi il 25 agosto. E poi vedremo se si aggiungeranno altri con altri eventuali premi. Mecozzi avrà anche una serata proprio dedicata a lui durante il meeting, mi fa piacere ricordarlo qua. Bene. Altre curiosità, altre domande? Posso dire due parole, Giordano? Claudio Formisano, Caffin, prego. Buongiorno a tutti. No, visto che c'è presente la stampa, volevo approfittare un attimo, perché abbiamo visto, no, che con questa pandemia c'è stata tutta una grande rivoluzione da parte di tutto il mondo dell'arte, dello spettacolo, tutti i musicisti, tutti quelli che lavorano in questo settore. Perché CAFIM ha deciso di sostenere questa iniziativa del Meeting Music Contest? Non tanto per dar via la solita chitarra che può essere un prodotto come un altro che si trova in mille negozi, ma il punto è l'unione, lo stare insieme, cioè riconoscere finalmente la necessità in tutto il comparto della musica di trovare un filo comune dove siamo tutti coinvolti. Noi l'abbiamo fatto più per solidarietà che per necessità, anche perché stiamo parlando di professionisti, Erika ne ha dato prova prima con l'intervento che ha fatto, e quindi la chitarra ce l'hanno già, ma non è quello il punto.
Il punto è fare in modo che nella comunicazione si renda noto a tutti quanti di come è complesso e articolato il nostro mondo e come siamo tutti collegati l'uno con l'altro. Io credo che valga la pena, visto che siamo in questa fase in cui appunto tutto il mondo dell'arte e dello spettacolo si sta cercando di mettersi insieme, no? Di dare rilievo a questo aspetto, non tanto al prodotto fine a sé, ma il contesto nel quale tutto questo avviene. Se è possibile. Bene. Grazie Claudio. Grazie. Infatti un po' quello che avevamo accennato prima, dicendo che la teoria dei premi che abbiamo elencato fa vedere come ci sia tutta insieme una piccola filiera di tutte le piccole imprese del settore, hai fatto molto bene a sottolinearlo. In un contesto, punto... in un contesto di rinascita anche di questo settore molto provato. Insomma. Esatto. A questo punto, se non c'è altro, Eugenio, io darei la parola a te per le conclusioni. Sì, grazie tantissimo. Per ridarci quindi... appuntamento a un prossimo step. Quindi grazie, grazie Giordano, grazie a tutti i colleghi giornalisti che sono intervenuti. Appunto, ricordo ancora, se volete... essere raggiunti direttamente dal comunicato stampa, mandate la vostra email a press@meetingrimini.org. E grazie molte ai nostri tre artisti, adesso Lorenzo non lo vedo più, però Nai, ha staccato la luce. Ha staccato la luce. Però, fino alle tre di oggi pomeriggio, esatto. Quindi, insomma, potete rassicurare anche i lettori. E grazie a Erika Bu e a Naip davvero per i vostri bei contributi che ci hanno fatto entrare proprio con l'originalità e in modo molto personale dentro il tema del meeting. Salutiamo anche il nostro direttore e Otello che ci ha lasciato prima. E benissimo, vi raggiungeremo entro la fine della mattinata col comunicato. Arrivederci e ci vediamo al meeting di Rimini. Grazie a tutti, buona giornata.